Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati, ben ritrovate sul mio canale YouTube all'appuntamento del venerdì con il patchwork emozionale. Occorrente per questo progetto: due strisce di tessuto da 11 e mezzo per 3 inch e un quarto, una striscia di imbottitura adesiva da un lato della Legacy con le stesse misure, due pezzi di tessuto per il tetto e uno adesivo da un lato, un'imbottitura adesiva da un lato, sempre per il tetto con il modello, due tessuti per il fondo con imbottitura adesiva da un lato e relativo modello. Se avete lo yo-yo, quello della Clover, quello piccolo per fare i fiorellini che andremo a fare, e una serie di piccoli scrap di tessuto per realizzare la porta, perché questa diventerà una, in questo modo lo cuciremo così, e diventerà un bellissimo contenitore per le bustine del tè, per esempio, o per qualcos'altro che vorrete mettere. Stirate l'imbottitura adesiva su un retro della striscia, del rettangolo, un retro che utilizzerete per fare il tetto, quindi quello che diventerà poi così, e uno sull'imbottitura sul retro di quello che sarà poi il cerchio. Quindi l'imbottitura va stirata sul retro di ognuno. Cuciamo adesso, dritto contro dritto, tutto intorno, lasciando uno spazio per rivoltare. Cuciamo a piedino, lasciando un'apertura sul lato corto. Terminati di cucire tutti i pezzi e rivoltati, si chiude la parte lasciata aperta con piccoli punti nascosti. Il tetto come va a formarsi? Chiudendo la parte dritta, quindi qua va chiuso con i punti nascosti, poi si fa così e si crea il tetto. Questo sarà il vostro tetto. Va cucito, quindi va unito con il punto festone. All'interno, prima di finire il tutto, ho inserito questa piccola nappina che potete mettere del colore che desiderate, in modo tale che il tetto diventa così. Cominciamo a abbellire la parte che sarà della nostra casetta. La porta, un pezzettino di tessuto con la carta adesiva in modo tale da farlo stare fermo e poi tutto intorno punto festone. Adesso una piccola fogliolina fatta con il pannolana, punto catenella per fare il gambo e fiorellino fatto con lo yo-yo. Oppure se non avete lo yo-yo della Clover, uno yo-yo fatto con un cerchio. Qui andranno a inserirsi altri fiorellini o, se lo desiderate, dei bottoni eventualmente. Terminata la nostra base con gli abbellimenti dei fiori, possiamo unire le due parti più corte esattamente come abbiamo fatto per il tetto, quindi con il punto festone. Il fondo della casetta, cioè il cerchio che vi ritrovate, andrà cucito a mano a punto festone esattamente come abbiamo fatto per il tetto e per chiudere il rettangolo. Ed ecco la sorpresa all'interno della casetta: un piccolo uccellino che potrete assemblare con il cartamodello e utilizzare mettendolo all'interno.